Karja ha fatto la tribù. Madre, dammi la forza. Fra un attimo benediremo la prova. Un annuncio di gratitudine. Scritto per mano del re sole Abad. Prendi, maledetto! Ehi, hey, giù la frutta! Fedeli Nora, giù la frutta! Sono Noseram, non un Karja. Quindi sarò molto franco, il 13° re sole era un pazzo omicida. Oh, è così? Un tiranno e un mostro. Ha saccheggiato la mia tribù per i suoi sacrifici, come la vostra. Ha rapito anche mia sorella. Io odiavo i Karja. Ma il 13° re sole è morto 2 anni fa. E chi l'ha ucciso? Il 14°. Già. E non perché volesse il potere, ma perché qualcuno doveva porre fine alle atrocità di suo padre. Giusto! Il messaggio che questo povero sacerdote vuole leggere è una richiesta di scuse. Giunge dalle labbra del 14° re. E quindi potreste prestargli attenzione. Grazie. Un annuncio di gratitudine, scritto per mano del re sole Avad, 14° sovrano della stirpe raggiante. Sembra che ce l'abbia la dea giudicare i Karja. Dispositivo sconosciuto rilevato. Cosa significa? Deve restare passato. Come Don Focus. Oltre a te non ho mai visto nessuno con indosso un Focus. Dove l'hai trovato? Cosa? Una Nora? Con addosso uno di questi? Ma è impossibile! La tua tribù teme i luoghi antichi. Li proibisce. Chi dice che sono come gli altri Nora? Beh, forse non lo sei. Se hai rovistato nelle rovine del mondo di metallo. Parliamo dopo. Devo andare. La benedizione inizierà quando i candidati saranno pronti. Aloy, vieni a prendere il tuo posto. La lanterna della preghiera è tua. L'ho fatta per te. Blasfemia. Sorelle. Candidati, davanti a voi troverete la lanterna della preghiera creata da vostra madre. In suo onore, alziamo la fiamma. A me stessa, per essere arrivata qui e per le risposte che avrò quando vincerò la prova. Ascoltaci! Cos'è un figlio? È la speranza della madre che prende il volo. Una fiamma luminosa che ascende nell'aria e fluttua libera nel vento, che naviga nel cielo, si attenua e scompare. È così che la catena di amore si tramanda di persona in persona. Wow, bellissimo. Da quanto ho sentito, 15, 20 anni fa, le macchine non erano inferocite come lo sono in questo momento. Se un cacciatore si avvicinava, scappavano spaventate. Così abbatterle era difficile, ma non pericoloso. Ammesso che fosse abbastanza sveglio da schivarle. Ma poi arrivò lo squilibrio e la situazione cambiò. Così, se un cacciatore le colpiva, le macchine davano di matto e lo caricavano. Passati altri anni, hanno iniziato ad attaccare la gente a vista. Spostarsi è un rischio sempre più grande. Come se non bastasse, sono iniziate a comparire nuove specie di macchine. Più grandi, più cattive e ben protette. Come il Secodonte? Già, quello 10 anni fa. Ma circa ogni 2 anni compare sempre qualcosa di peggiore, credimi. E quale sarebbe la causa? Non lo sa nessuno. E le macchine non lo dicono. Prima, mentre parlavamo, sei trasalito. Come se ti fossi fatto male. O spaventato. Cosa ti ha mostrato il Focus? Non mi ha mostrato niente. Te l'ho detto. Era una avaria. A volte capita. Non sei un granché come bugiardo. Dai del bugiardo a tutte le persone appena conosciute. Mi sfugge qualcosa.
Abbiamo questo dispositivo in comune, eppure sembri ansioso di tagliare corto. Gli amici che ho mi bastano e avanzano, ragazza. Sono a posto così. Sono abituata a essere ignorata dalla tribù. Credevo fossi diverso. Non è nulla di personale. Dico sul serio. Dovresti... pensare a divertirti stasera. Domani è un gran giorno. È sempre meglio vivere a pieno ogni momento. Ok, Olin non ci ha voluto dire niente. Eppure un esploratore dovrebbe sapere molto su... sul focus, cioè sicuramente più di noi. Però non con la sua ragazza. Ma questo è il mio letto. Ma tutti i letti fanno schifo qui. Vabbè. Allora, è il tuo primo giorno qui. Che ne pensi? È la prima volta che dormi in una loggia Nora. Non è molto intima. In qualche modo è affascinante. Accogliente, basta abituarsi. È questo il problema. Credo che troverai il tuo posto. Sì, ora riposati. Cuore della madre. E questi stanno andando verso la prova. Davanti a noi ci sta quello stupido. Ah, va là vicino a noi. La nostra amica. Audaci, preparatevi! Che devo fare perché tu te ne vada? C'è un capito! Perché non è a terra? Ma che bastardo! Il tuo trofeo si è spaccato, Rayetta! Sembra che te ne serva un altro! Un secondo trofeo mi serve. Dove stanno alcuni? Bene, ancora! Sei ultima adesso. Potresti anche arrenderti, sai? Vincerà basta, o vala. Ma tu diventerai un audace se finirai la prova. Ferma! È un vecchio sentiero. In due sono morti l'anno scorso. È in rovina ormai. Meglio arrivare ultimi che rimetterci la pelle, no?
Wow, 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 wow! Per la madre, sei impazzita! Così finirai per ammazzare! Non sarà affatto facile! Sei pazza, passare di lì! Ora non si torna più indietro! Adesso fermati qui! Ora, torna indietro! Chi c'è in testa? Non vedo! Basta! Kumbala appena dietro! Forza, adesso! Vai, dobbiamo superare la prova. Smettila di trascinarti. Siamo ultimi. Devo continuare così. Avanti, avanti. Sul vecchio sentiero. È impazzita. Avanti, avanti, l'ho visto. Sto recuperando. Ci siamo, ci siamo. Guardate, ci siamo. L'emarginata sta recuperando. Vai, 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 vai. Prima mi ha fatto calare con il quadrato. Bene. Forza. Vai, vai, non ci fermiamo, non ci fermiamo, non ci fermiamo. Vai, 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 vai. Vai, vai, non fermarti. Continua, continua. Vai, corri, corri. Si vede niente, non si vede. Mi sono allenata tutta la vita per questo. Appunto. Loro avevano la tribù, ma io la natura. Più precisa. Non basta. Devo essere perfetta. Vai, 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 vai. Vai, 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 veloce. Cavolo è questo? Forza, forza, puoi farcela. Non possono battermi ora. E ora? Forza, forza, puoi farcela. Non ha vinto lei! L'emarginata ha barato! Un'emarginata che vince una prova? No, mai! Perché ora è un audace! Ehi, ce l'hai fatta! Come tutti voi, non appena mettete il trofeo sull'altare! Ma è Aloy, un tempo emarginata, ora audace. La prima fra tutti voi. No. Oh, attento. E chi sono qui? Aloy, via! Teneteli bloccati finché non arrivano gli altri. Non possiamo stare qui. Da quella parte. Ma non ce la faremo sotto attacco. Non possono attaccare da morti. Teneteli impegnati. Io troverò un modo. Basta, basta. Sei con noi. Ovvio che sono con voi. Andiamo, adesso. E bravo, basta. Morte agli invasori. Ok, e chi sono questi ora? Ce ne sono troppi. Non possiamo vincere. Possiamo vincere, stai zitto. Spalle. Non possiamo resistere. Oh, madre, aiutaci. Morte agli invasori. Ok, quello sta prendendo fuoco. Uccidiamoli! Sono troppo forti! Non possiamo fermarli! Oh, portone nero basso. Ce l'abbiamo fatta. Presto,
Aggiungete la corda. E chi è questo? No, troppi. Non sono troppi. Uccidiamoli tutti. Nessun testimone e nessun prigioniero. No, 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 no. Allora vai. Trinale, ce ne sono altri. Oh no, ce ne sono altri. Continuano ad arrivare. Ma quanti ce n'è? Sono grado. Ah, ok. Via. Ah. Scendiamo finché possiamo. Che arma ha questo? No. No. La rossa deve morire subito. Tutti quanti, avanzate! Un altro cavo del focus. È stata dura questa volta. No, chi è? No. Dai qualche calcio. Voltati verso il sole adesso. Oh, eccolo. Ross. Vai, Ross, vai.
Vai, sì, più forte. No! No! Bruciate tutto e poi al lavoro. Ai vostri ordini. Devi salvarti. Come si fa a salvare? Sì. Sta morendo. Aloy. Mi dispiace. Portati il senso. Rost. Devono avermi trovato prima che mi dissanguassi. Ma dove sono finiti tutti? Dove mi trovo? Vabbè, qui finirà il nostro video. Ci vediamo alla prossima puntata.